Vice Sindaco Fossati, un po' di polemiche oggi in Consiglio Comunale per un debito fuori bilancio. La minoranza è uscita dall'aula sostanzialmente sostenendo che insomma, la maggioranza non gli avrebbe dato gli strumenti per poter approvare o meno la pratica relativamente a questo debito fuori bilancio. Che cosa è successo? È successo che abbiamo le elezioni tra 3 mesi, no? E quindi i consiglieri di minoranza del centro-sinistra, che come sappiamo è abbastanza in difficoltà direi nella preparazione di questa campagna elettorale, cercano visibilità, ma va bene tutto, anch'io ho fatto la minoranza, sono stato in minoranza, quindi tutto ci sta. La sostanza qual è? La sostanza è che nell'ambito dell'intervento, la messa in sicurezza di Rio di Vetro, come ricorderete, è stato un intervento molto importante, da quasi 1 milione di euro, completamente a carico di un privato che ha fatto un intervento edilizio a valle del Rio, intervento diretto a mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico il Rio e quindi eliminare la zona rossa di Castelvecchio e quindi mettere in sicurezza la proprietà dei nostri concittadini e la loro sicurezza personale, dicevo, nell'ambito di quell'intervento si è ritenuto di fare delle migliorie rispetto al progetto che era a carico del privato. L'amministrazione ha ritenuto di allargare la strada in un punto perché c'era un dente che restringeva la strada, quindi la disponibilità della proprietà è stata allargata. Sono stati fatti dei muri in sostituzione del guardrail dalla parte del Rio perché è imposto all'autorità idraulica, una serie di lavori per complessivamente 105.000 euro di conto. Dal punto di vista formale c'è stato un passaggio a vuoto, senza dubbio, nel senso che all'epoca non è stato fatto un formale impegno di spesa per questi lavori che sono stati fatti, sono stati collaudati e sono visibili e sono sotto gli occhi di tutti. Di qui poi c'è stato un cambio di dirigente, come sapete c'è stata una trattativa col privato e quindi oggi il riconoscimento di questo debito fuori bilancio, nel senso che non è che non ci fosse copertura finanziaria, non c'era il formale impegno di spesa, che ha riconosciuto un importo di 69.000 euro grosso modo per i lavori fatti a fronte di un computometro di 105, con una trattativa che paradossalmente per certi versi è stata favorevole al comune pagare in questo modo rispetto a pagare subito perché ha risparmiato abbastanza. La minoranza dice non c'erano le carte a posto, ovviamente le carte erano a posto, c'è la relazione del dirigente, c'è il parere della revisione dei conti, c'è una situazione assolutamente tranquilla, c'è un privato che ha fatto un lavoro quasi 2 anni fa che aspetta di essere pagato, quindi era giusto riconoscere oggi questo debito e provare a pagarlo. Grazie.